Le prescrivo uno sciroppo per abbassargli la temperatura se dovesse salire molto. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Il prossimo paziente, prego. Allora, cara dottoressa Davan, benvenuta. Non aprire, abbiamo chiuso da un'ora. Buongiorno, la dottoressa Davan? Sì. Ben Mahmoud, polizia giudiziaria. È successo qualcosa di grave? Abbiamo trovato il cadavere di una donna vicino al fiume, qui di fronte. Lo studio era già chiuso da più di un'ora, io... Le facciamo vedere le immagini, se la riconoscesse ci sarebbe molto utile. Non aveva niente addosso, né documenti né telefono. Mai venuta in ambulatorio. Riguardo la causa della morte, l'indagine procede? Non la riguarda, dottoressa. Se le avessi aperto la porta sarebbe viva come me. Ha ragione, ma non è stata lei ad ucciderla. Il suo collega mi ha detto che ha trovato lei il corpo della ragazza. Laggiù, sulla sponda, con la testa su un blocco di cemento. E chi è la persona che dice di averla vista qui? Cerco il nome della ragazza perché si sappia che è morta. Qualcuno la seguiva. Lei ha visto Brian poco fa e continua a tormentarlo con quella ragazza. Dobbiamo chiederle di stare lontana da lui. Brian! Siamo noi gli inquirenti, non lei. Perché vi dà fastidio? Ma ho solo mostrato la foto sul mio cellulare e basta. Lo so, ma anche questo è troppo. Ho provato quello che hai provato tu. Anch'io volevo aprire, poi... Non riesco ad abituarmi all'idea che la seppelliranno senza sapere come si chiama. Rimaniamo sul genere thriller. Sapete quali sono i film thriller suspense che hanno avuto i migliori risultati al box office dal 1995 al 2016? Sono andata a scovare questi dati per voi ed ecco la top 10. Sempre al primo posto si mantiene ancora lui, irriducibile, sempre lì, Titanic. Incredibile ma vero. Seguito subito dopo da Il Sesto Senso con Bruce Willis. Al terzo e al quarto posto rispettivamente Hunger Games e Hunger Games Il Canto della Rivolta parte 1. Al quinto Signs con Mel Gibson e Joaquin Phoenix, seguito dai più recenti Inception e Gravity. All'ottavo posto un altro capitolo della saga Hunger Games, Il Canto della Rivolta parte 2. Al nono e decimo posto troviamo invece Il Codice da Vinci e The Bourne Ultimatum. Ecco, voi cosa ne pensate di questa classifica? Rispecchiano i vostri gusti i risultati al box office? E qual è il vostro film thriller suspense preferito? Sono molto curiosa, fatemi sapere commentando qui sotto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!